Ehi, c'è la pianeste. Perché non andate sul magnifico bordo e fate una fotografia della terra piatta? E poi tornate. Bill, è da stupidi, perché dovrei andare sul bordo della terra, Bill. È come una mappa piatta, non ho bisogno di andare sul bordo per fare una fotografia del bordo della mappa. Ognuno sulla mappa piatta è in grado di fare una fotografia e la fotografia mi dirà che la mappa è piatta. Perché dovrei perdere il mio tempo per andare sul bordo? Non ha alcun senso, Bill. Come questa fotografia, Bill. Vedi che l'orizzonte è a livello con la fotocamera. E se il sole di fronte a me, Bill, si trovasse ad oltre 149 milioni di chilometri, proprio di fronte a me, come potrei vedere il sole e l'hot spot sulla superficie dell'oceano, eh? Questo significa che la distanza del sole di riflesso non può essere ad una distanza di oltre 149 milioni di chilometri, Bill. Quindi questa fotografia è stata scattata su una terra piatta. Non serve andare sul bordo, Bill. Non ha alcun senso, fratello. Comunque, a questo proposito, c'è una forma di superficie geometrica dove si può viaggiare in ogni direzione senza mai abbandonare la superficie. Ma Bill, come può essere anche su una superficie piatta? Quale? Quale? Una sfera, una pala, la Terra. No, no, Bill, devi guardarla in modo diverso. Se uno è su una palla e questo tizio ha bisogno di quattro direzioni, non può stare sulla cima della palla, Bill. Deve abbandonare la palla. E sulla superficie piatta si può fare, si conosce ogni direzione, si può stare su una palla piatta, Bill. Non ha alcun senso, fratello. Ti devi aspettare una cosa di fronte. Non puoi stare su una palla se hai bisogno di direzione, Bill. Terbinoci, ci sono delle fotografie dello spazio. Cicisbeo di Bill, vuoi dire come questa immagine? Bene, ci sono dei problemi con questa, Bill. Il primo è, se è stata fatta dallo spazio, dove si trova la Via Lattea? Sai, gli astronauti hanno detto che non si può vedere alcuna stella. Il problema è, ma lasciamo perdere le stelle, Bill. C'è una enorme galassia che non si può non notare. Bill, non si può non notarla. Dovrebbe essere stata fotografata, Bill. Ma lo vedi il problema di questo? E le proporzioni sono sempre sbagliate, Bill. È una cosa semplice, Bill. Hai mai visto questa fotografia, Bill? Si dovrebbe essere in grado di vedere la Luna intera. Questo significa che la Luna è veramente piccolina, Bill. E la Luna si suppone sia un quarto della Terra. Ed un'altra cosa, Bill. Le proporzioni non possono cambiare se cambi la tua posizione. Quindi, se la Luna è di questa grandezza dalla Terra, quando ci spostiamo sulla Luna, Bill, queste sono le proporzioni se si cambia di posto, Bill. Lo vedi? È il tuo materiale. Questa fotografia, Bill, è proprio una cosa stupida. E ci passate delle fotografie come questa dove dite che è stata fatta da 50 milioni di chilometri, Bill. 50 milioni di chilometri. Ma vedi, Bill, questa è solo una grande menzogna. Questo è impossibile, Bill. Perché se osservi l'immagine, Bill, questo verde attorno alla Luna, cos'è, Bill? E poi se vediamo questa fotografia di Venere, Bill, da Hubble, c'è un problema con questo, Bill, perché se Venere orbita attorno al Sole, Bill, fra la Terra ed il Sole, e se il Sole si trova lontano a 149 milioni e 600 mila chilometri da me, Bill, non si può vedere Venere, perché il Sole bloccherebbe Venere là fuori con la sua orbita che è così piccola, la oscurerebbe influenzando l'Hubble, anche se si trovasse dall'altra parte della Terra, Bill. Non potrebbe mai vedere Venere, non riuscirebbe a fare una fotografia di Venere, Bill. Venere dovrebbe avere un'orbita più grande di quella della Terra, Bill. E poi, Bill, la galassia della Via Lattea, Bill, che cosa è successo? Ma la Terra, che cosa è sbagliato per voi? Ma Bill, che cosa è sbagliato per noi? Che le vostre immagini sono false e stupide, questo è quello che è sbagliato. Gli antichi greci sapevano che la Terra è tonda, vedevano l'ombra della Terra sulla Luna durante l'eclisse. Bill, che cosa è sbagliato in te? Cicisbeo, se la Terra è quattro volte più grande della Luna e la Luna impiega 40 giorni per orbitare la Terra e c'è un divario da quando inizia alla fine di 400 chilometri, intendo dire che l'ombra della Terra dovrebbe essere enorme, Bill. La Luna dovrebbe impiegare un paio di giorni per uscire dall'ombra, Bill.
Quindi l'eclisse, Bill, non può durare 4 o 5 minuti, sapendo che la più breve eclisse registrata, Bill, è di un minuto e qualche secondo. Quindi, Bill, come può essere che una palla rotonda formi un circolo perfetto su un altro rotondo? Una palla rotonda può proiettare un cerchio perfetto solo su una superficie piatta, non su un'altra palla rotonda. Perché siete 3 o 4 o 5 secoli dietro il resto di noi? Bill, la tua storia è pessima, come la tua scienza. Se torniamo a 2500 anni fa, 2500 anni fa, nello stesso momento in cui hanno iniziato, dite, a credere alla Terra rotante, credevano anche in questo, Bill. Questo è senza senso, non è vero. Inoltre adoravano falsi dei pagani, Bill. Quindi anche noi dovremmo credere in questo? Vedi, Bill, Alessandro il Grande non è per niente il grande, Bill. Per i terrapianisti questo tizio non era altro che un assassino psicopatico che voleva comandare il mondo. Vedi, Bill, questo dipende da come vedi le cose. Andatela fuori, fate le fotografie, rinviacemele via internet. Avanti. Grazie, Bill, ma non abbiamo bisogno del tuo permesso o della tua approvazione, Bill. Continuiamo a fare fotografie personalmente, con belle immagini. Ma Bill, cos'è questo? Che diavolo significa questo, Bill? Prendi a pugni l'aria, Bill? Mettiti in riga, Bill. Fratello Zerbinotto, stai zoppicando su una presentazione zoppicante. Dai, Bill, stai portando via la verità da noi. Almeno, Bill, cerca di intrattenerci. Sai, Bill, ho visto il tuo pugno zoppicante in aria, così ti procuro una chitarra in aria. Vedi, Bill, il punto è che, Bill, tagliati i capelli, fatti crescere la barba, togliti la camicia, indossa pantaloni di pelle. Se la tua scienza è sexy, Bill, almeno intrattienici, Bill. Dai, Bill, damerino, facci divertire. La tua scienza poppante almeno ci intrattiene. Guarda cosa ha fatto Neil deGrasse Tyson. Sì, i terrapianisti sono molto felici perché questa è la cosa più bella che ha fatto Neil deGrasse con un microfono. Tutto quello che chiedo è, per favore, non tornate su questo, perché il suo modo di recitare è triste, come quello di uno senza valore. Quindi, Bill, passa una bella giornata. Allegria e grazie di aver guardato.